Al giorno d'oggi siamo oltre 7,6 miliardi di persone viventi in oltre 200 stati nel mondo e si è stimato che entro il 2100 saremo oltre 11 miliardi. Ok, ed ora riuscireste ad immaginarvi tutta la popolazione mondiale in un unico stato? E se sì, riuscite anche ad immaginarvi cosa accadrebbe, cosa cambierebbe rispetto ad ora? Nel video di oggi parleremo proprio di questo. Ma prima ricordatevi di passare dal nostro secondo canale di F e di seguirci su Instagram. Adesso cominciamo a parlare di cosa accadrebbe se vivessimo in un unico stato. Prima di tutto, come riusciremmo a comunicare tra di noi? Scegliere tra le lingue già esistenti sarebbe un problema perché potrebbe causare vari conflitti sociali e politici. Quindi, per mettere d'accordo tutta la popolazione, bisognerebbe inventare una nuova lingua che verrebbe insegnata ai bambini in tutte le scuole del mondo. Parlando invece di commercio, se tutte le ricchezze del mondo, che nel 2016 sono state quotate sui 256 bilioni di dollari, venissero divise equamente ad ogni persona vivente, ognuno di noi avrebbe circa 34.000 dollari. Dopo la distribuzione di denaro, però, sorge un altro problema, ovvero quello dell'acqua. Ai giorni d'oggi, infatti, oltre 2 miliardi di persone bevono acqua dolce contaminata, che potrebbe trasmettere svariate malattie, tra cui dissenteria, colera, diarrea, tifo e tanto altro. Quindi, se ci dovessimo ritrovare tutti quanti a vivere nello stesso paese, saremmo costretti a limitare gli sprechi d'acqua e porre un limite di utilizzo giornaliero per persona, in modo da averne per tutti. Dopo l'acqua, ovviamente, bisogna anche parlare del cibo. Una persona su 9 è denutrita al giorno d'oggi e se nel nostro futuro gigantesco paese non vogliamo che questo accada, si dovrà sviluppare una specie di agricoltura sostenibile. Inoltre, mangiare insetti sarà una cosa di tutti i giorni, dato che il loro allevamento in termini di costi e inquinamento è incredibilmente migliore rispetto all'allevamento di mammiferi, uccelli e pesci. E che tipo di governo avrà questo stato? Oggi il più comune al mondo è quello che chiamiamo democrazia, ovvero il popolo che governa il popolo. Questo però non vuol dire che sarà proprio la democrazia a regnare nel nuovo mondo. Infatti, come ci dimostra la storia, il governo può essere rovesciato, cambiato o addirittura abolito in qualunque momento. Parlando invece di religione, rispetto ad oggi non ci sarebbe molta differenza. Ognuno potrà scegliere liberamente se credere e in cosa credere. Quindi conviene trasferire tutta la popolazione mondiale in un unico stato? La risposta è incerta. Infatti il mondo sarebbe sicuramente più unito e svariati problemi come la fame in alcuni paesi sarebbero risolti. Ma d'altra parte tutte le nostre nazionalità, le tradizioni e le nostre culture pian piano svanirebbero, trasformando l'intero mondo in una massa di persone senza una propria identità. Voi cosa ne pensate? Preferireste un mondo unito in un unico stato oppure preferite mantenere il mondo così com'è oggi? Scrivetecelo sotto nei commenti. Ed ecco ragazzi, questo è quello che accadrebbe se vivessimo in un unico stato. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi, condividetelo con i vostri amici e se avete ancora tempo passate a vedere un altro nostro video.